Siamo live e quindi sigla molto lunga. Dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Hey, dimmi qual è il nome di quel podcast che spinge. Lava gli argomenti però non li spinge, me li respingerà, poi non ha spinge, stucchiati il naso, scalda la laringe, chi ti respinge non segue gli istinti, si affida alla Madonna o ai cari vestiti, poco convinti da idoli finti, noi ci affidiamo solo a Sant'Agnere Tinti. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria. L'ospite di questa puntata è Francesco Mandelli. Ciao Francesco, benvenuto. Ciao, come stai? Mi state? Bene. Sto bene. E chissà come sta Rapone, che non è qui con noi, ma forse, come dicevamo prima, meglio così. Sì, cioè, l'hai detto tu, non l'ho detto io. L'ho detto io. L'hai detto tu, forse meglio così, però non so ho detto che forse tipo meglio così, guarda, ma adesso mi riprendo il forse, meglio così, perché meglio comunque così. Lui è uno di quelli che tu gli dai una mano e si prende il braccio, quindi era diventato co-conduttore e poi stava sempre là a mettere angoscia, invece adesso, guarda, pure in termini di inquadratura, come stiamo meglio, più freschi, meglio, no? Meglio. Ma poi quella cosa che dicevamo prima, no? Di cui parlano tutti, che però non si può dire. Sì, diciamo lo sanno. E tu sei più bravo, cioè che lui un po' viene a traino. Vabbè, questo, dai, però voluto, parliamo, l'hai voluto dire tu. L'hai dai, voluto dai, dire va bene, tu. Va bene. E comunque benvenuto grazie. A Tintoria, sono molto contento che sei qua, anzi ringrazio Pietro Nicolaucic che ci ha messo in contatto. Esatto, ciao Pietro che sicuramente ci segue. Salutiamolo, sì, ci sta seguendo tra l'altro mentre fa i pesi, mi ha scritto prima che lui segue Tintoria mentre fa i pesi, o almeno così mi dica. Allora, in apertura di pure esatto, così, questo è Pietro, sai che davanti esatto. Allo specchio sente Tintoria intanto Allora, purtroppo una brutta notizia per gli ascoltatori e le ascoltatrici, è arrivato Stefano Rapone. Grande! Stavamo parlando di te, bene. Bene. Abbiamo detto tutte cose positive su di te, dicevamo, beh, speriamo che arrivi Stefano, perché poi così, questo tre numero perfetto, questa inquadratura a tre, dicevamo. Infatti, sì, e poi Daniele ci ha anche tenuto a sottolineare che tu pensa che tu sia comunque quello più bravo dei due, quindi ci teneva comunque che tu ci fossi. Lo so che c'ha questa venerazione nei miei confronti e lo ringrazio per questo, che spende sempre belle parole nei miei confronti. Sì, è così. Ti puoi fidare di lui, questo è vero. È così, e adesso totally unrelated, non sì. Andarti a riguardare l'inizio di puntata, ma questo non c'entra niente. Se ti dico dovrei, solo mi fido durante infatti. La fiducia è la cosa più importante. D'altronde. Bravo, bene, cominciamo subito bene, bravissimo. La fiducia è la cosa più importante, è la cosa più bella che potessimo dire. Esatto, questo era già il messaggio, quindi forse già potremmo chiudere qua la puntata, ma bravissimo! a questo punto siamo qui, andiamo avanti. Sì, allora, sì. Io ti volevo parlare di un po' di cose, perché tu hai fatto, vabbè, un miliardo di cose, però cioè, per i ragazzi e le ragazze della mia generazione non si può non partire da MTV, che proprio come concetto, ci ripensavo l'altro giorno, è una cosa, una bellezza incredibile, una cosa unica che cioè, è nata, è cresciuta, è esplosa, era bellissima, e poi è finita in quel modo là, cioè MTV in quel modo lì concettualmente, che mettevi il 9 e sì. C'era MTV, è finito. E io vorrei partire in realtà da un programma che tu hai fatto, che si chiama School in Action. Sì.
perché quando tu hai fatto School in Action io ero al liceo. E, ma veramente? Sì, e quindi dicevo, Madonna, io sono cresciuto all'Aquila e dicevo, speriamo che vengano all'Aquila. Tu lo facevi con Marco Maccarini, facevate una puntata tu e una puntata lui. E invece siete andati a Pescara. Pescara. Quindi volevo cominciare con una critica, dire scusa, ma con tutti, io stavo là a dire, verranno all'Aquila. Ma c'era una lobby di pescaresi, posso dirti la verità? Andavamo a Pescara perché nella produzione c'era un po' di gente di Pescara, ti posso dire questo? Guarda, io... vedi, dei pescaresi non ci si può fidare, me l'hanno detto all'Aquila. Guardati dei pescaresi e forse avranno ragione. No, era un bel programma quello lì. Sì, super. Sì, era veramente figo e tra l'altro, vabbè, eravate voi due che a turno andavate in una scuola di una città e la scuola doveva fare un progetto che voi seguivate, dicevate prova a fare così, prova a fare così, alla fine c'era il mega progetto. Ma quanto era complicato? Cioè, perché poi io ci ripensavo oggi, ho detto a moglie dico sta cosa di Pescara, però poi pensavo quanto è difficile, tu vai lì e dici, bon, adesso... provate a fare questo e ti confronti comunque sia con degli adolescenti. Allora, con le telecamere, che quindi non sai come reagiscono gli adolescenti alle telecamere. Allora, prima cosa, era 14 anni fa, quindi gli adolescenti avevano un rapporto completamente diverso con le telecamere, perché i videofonini ancora non c'erano così tanto, non c'era manco l'iPhone, capito? Era proprio un altro mondo. Io avevo, dunque, era il 2006-2007, quindi avevo 27 anni. Quello che dovevo fare era cercare di entrare in empatia subito con i ragazzi, quindi sentirmi uno di loro, perché questo poi facilitava tutte quelle che erano le interazioni, no? Quindi io dovevo cercare di essere uno di loro, ma rimanere anche poi, in qualche modo, il presentatore, quello che era il tramite tra loro e lo spettatore. Non era difficile da realizzare, nel senso che loro dovevano fare uno spettacolo e in qualche modo si facevano dei casting dove tutti quelli che volevano partecipare venivano e si proponevano in qualche modo e poi noi costruivamo un po' un cast, cioè chi veniva voleva fare l'attore poi in realtà magari era una persona molto simpatica, lo mettevamo in produzione, quindi era uno che magari doveva organizzare, costruivamo con tutte le figure diciamo più simpatiche che venivano ai casting un racconto che poi durava 2 settimane ed era molto bello perché ero veramente a contatto con quelli che erano gli adolescenti. Era la generazione, tu sei la generazione prima di me, diciamo che avevamo 10 anni di differenza. Sì. E da lì, tra l'altro, dalle persone che, insomma, da quelli che ho visto a School in Action, molti ancora mi scrivono e si ricordano, hanno un bellissimo ricordo di questa roba, di quel programma, perché comunque erano 2 settimane in cui stavi a contatto e condividevi una roba fortissima per loro, quindi stabiliva un legame molto bello e insomma era divertente, era bello. Sì, poi a 26-27 anni c'hai ancora quell'età in cui comunque dici vabbè, ma io non ho 18 anni ma tutto sommato ce li ho ancora, cioè nel senso guarda, sono hai detto una veloce. sì esattamente, scusami se ti ho interrotto, no. Hai detto una cosa giustissima, cioè era in un'età in cui ancora, tra l'altro, non essendo andato a lavorare, nel senso che lavoravo a MTV, però non avevo. Era come una adolescenza che si protraeva, no? Era come un'adolescenza un po' più responsabile, tra virgolette, ma ero a tutti gli effetti un adolescente ancora. Quindi questa cosa qua mi teneva veramente ancorato a loro. Se dovessi farlo oggi, parleremmo lingue diverse. E tra l'altro, come dicevi tu, adesso gli adolescenti hanno un rapporto con le telecamere completamente diverso, sono esperti di luce, posizione, tagli, cose, stanno là, hanno video, hanno social, quindi sarebbe proprio... Fai conto che non esisteva nemmeno YouTube, quindi non c'era... La roba bella era che non avevano la percezione di essere in video e quindi erano molto spontanei. E MTV era il pre-YouTube fondamentalmente, cioè è stato YouTube che poi ha completamente annientato MTV. Oh, tra l'altro prima hai detto una cosa di cui avevamo parlato con Stefano, cioè che appunto facendo MTV tu poi hai iniziato cioè a 20 anni. Al liceo, ero in quinta liceo, l'ultimo anno del liceo, insomma, ho capito questa cosa per cui per un caso fortuito, per una, diciamo...
Uno, sì, avevo visto da Cattelan stavi che hai detto che appunto, cioè, hai detto vabbè partecipo mentre facevi i compiti, è apparso il numero di telefono, ho detto vabbè proviamo a partecipare come pubblico e poi patapim patapim. Sì, e poi da lì sì, chiaro, mi piaceva fare teatro, però è stato parecchio fortuito, diciamo, l'inizio. E, però ecco, appunto, facendo MTV poi devi rimanere un po'... cioè MTV era o comunque un canale giovane, si può dire questo, sì, termine, era necessariamente giovane, e quindi ti costringe, che è anche una cosa positiva, a rimanere giovane, cioè tu devi, c'entri che fai il liceo, poi 20 anni, 21 anni, 25, 26, 27, 30 anni, però devi restare comunque sia sul peso, sì, tutto il tempo. Com'è, sì, sta roba di comunque sia dover restare... giovane, cioè nel senso devi restare una cosa che i giovani ci si possano interfacciare super e dicono eccolo che è giovane e tu fai tipo sì sono io che sono giovane però intanto ma quando ero MTV dici? Sì un po', ma non c'era nessuno sforzo, okay, non c'era alcuno sforzo, la roba che la gente percepiva era che non c'era alcuno sforzo nel fare quella roba lì, non c'era alcuna ricerca. La figata di MTV è che a me è servita per essere completamente libero di poter scegliere quello che volevo essere, ma sia come uomo che come professionista, perché come uomo a un certo punto tu toccavi un tema importante, cioè il fatto che sei per i giovani, ma quando sei dentro non ti rendi conto che poi quella cosa lì finisce, devi preparare qualcosa che sia post MTV. Cioè, se tu me l'avessi chiesto nel 2003, io ti avrei detto, io starò per sempre in TV e durerà in eterno, figurati, non, cioè, proprio sicuro come l'oro. Poi in realtà sono stato anche fortunato, perché al momento in cui MTV ha cominciato a scendere, io non avevo, tra virgolette, più bisogno di MTV. Cioè, avevo fatto tutto, tant'è che io ho finito con i soliti idioti a MTV. Quindi era plafonato tutta, diciamo, le opzioni che c'erano dentro lì le avevo esplorate tutte. Da lì c'è stato un momento difficile, più complicato, dove smetti di essere un adolescente nella vita, ma anche professionalmente, e devi cercare di capire che cosa vuoi fare da grande, perché poi non devi più pensare di piacere ai giovani, capito? Non puoi pensare di piacere ai giovani. A me non interessa piacere ai giovani, io faccio le cose che piacciono a me, e sono convinto che se sono belle piacciono anche ai giovani. Cioè, non devi cercarlo, capito? Devi fare quello che ti senti tu, se no comunque uno sente che è una roba finita. Ma senti, invece, ecco, mi ha crashato rapone. Sta dicendo cazzate, ragazzi, non lo so. No. Mi volevo chiedere se secondo te era più facile essere a contatto, essere giovane, essere a contatto con i giovani nei primi 2000... o se adesso fare la stessa cosa sarebbe una cosa più complessa. Lo è assolutamente, cioè era molto più semplice nei primi 2000 per uno di 25-26 anni essere a contatto, secondo me, con... cioè, oddio, non lo so, sentivo che comunque non c'erano ancora state quelle rivoluzioni digitali e tecnologiche che poi hanno segnato dal 2008 in avanti il mondo, era pre quella cosa lì, quindi secondo me quando andavi lì non c'era ti aggiungo su Instagram, ci facciamo un selfie, la gente che riprendeva era in diretta, cioè oggi non potresti farlo perché i ragazzi sarebbero in diretta con una cosa che deve andare in televisione, cioè MTV è morta perché quella barriera lì è crollata e tu sei MTV col tuo telefono, sì, capisci? È un po' quella cosa lì che ha i suoi pro e i suoi contro. Sei libero, hai più scelta, però molto spesso nella scelta non mi sembra che non riuscite a scegliere un cazzo, cioè, capito? È quello un po' il problema, no? È vero che prima c'era qualcuno che sceglieva i video per te, che sceglieva i DJ per te, sceglieva i programmi per te, ma questo creava un racconto e quel racconto lì ti appassionava e consentiva di non essere una fruizione, ok, dura un mese, dopo tra un mese basta. Io me lo ricordo, la gente era affezionata a noi DJ, anche se eravamo lì da 10 anni, capito? Non era una roba... Ma oggi è impensabile che uno per 10 anni piace ai giovani, 2 anni. Cioè, poi basta, fine. Quindi
quello è cambiato sicuro. Sì, diciamo che forse adesso non c'è neanche niente di nuovo che inizia e che dura 10 anni, cioè nel senso è impossibile pensare a una forma di intrattenimento che nasce nel 2011 e finisce nel 2021. Non, assolutamente non succede per niente. No. Effettivamente la cosa che hai detto non ci avevo pensato, però nel momento in cui forse ci avrei dovuto pensare, però è vero, nel momento in cui tutti quanti hanno la loro piattaforma, pensavo a School in Action prima, ma a qualsiasi cosa pop fatta per essere pop, nel momento in cui tutti quanti hanno la loro piattaforma, quindi loro già trasmettono per gli altri e loro possono fruire di chiunque, si annulla quella cosa di nicchia, perché MTV era pop, ma dava quella sensazione di essere, cioè era pop fico, cioè nel senso comunque sia cioè mi guardo in TV, cioè ti faceva sentire figo. Oggi cos'è figo? Ditemi voi, cos'è figo? Cioè BoJack Horseman è figo? Sì, è figo, sì, ma BoJack Horseman è figo. Cioè cos'è sembra figo? Pure già passato, capito? Esatto, BoJack Horseman, per definire il concetto, cioè figo, hai tirato in ballo una cosa molto bella di cui secondo me non si parla più. Cioè prima c'era una roba che era una cosa figa, no? Cioè, probabilmente, non so come dire, il fatto che sia figa ma pop era un'opzione che oggi non puoi più avere. Cioè, oggi quando è figo è piccolo, è in partenza, poi arriva tutto quello che è il meccanismo e se lo mangia e non diventa più figo, capisci cosa voglio dire? Cioè, in un attimo si mangiano le cose, mi sbaglio? Non so, chiedo a voi, No, è una riflessione giusta, e tra l'altro è vero che proprio quella sensazione lì di mi sto guardando questa cosa io, oppure questa cosa di cui stiamo godendo in pochi, per esempio Netflix non te la dà mai. Lo stesso BoJack Horseman, che è molto figo, però il semplice fatto che sia su Netflix, qualsiasi cosa sia su Netflix non è... Non pensi mai che è di nicchia, non pensi mai che sia una cosa cool. No, non c'è la controcultura, perché già che è su Netflix, ma non ho niente contro Netflix, dobbiamo essere consapevoli di questa cosa qua, capito? Perché la stiamo scegliendo o ci stiamo andando, questo poi è un altro tema. Sì. Però se è su quel tipo di piattaforma lì, non sarà mai controcultura, cioè è tutto troppo preciso in un algoritmo per esserci qualcosa di pericoloso. Dico pericoloso per dire qualcosa che è diverso e veramente fuori dal coro, ok? Esiste uno standard e quello è lo standard del digitale. È difficile oggi fare controcultura. Sì, dicevamo c'era un ragazzo che faceva i sottotitoli qualche puntata fa sulla stand-up comedy, diceva insomma che la stand-up non è più contro il sistema, basti pensare che c'è su Netflix la categoria contro il sistema, cioè proprio il fatto che ci sia esattamente cosa qua, quindi... esattamente, cioè tutto questo meccanismo ha fatto in modo che questa macchina produca già degli antagonisti che però non sono dei veri antagonisti, perché sono già creati da questo sistema, capisci? Quindi non sono pericolosi, e invece prima secondo me c'erano delle cose più che scappavano fuori, non sempre erano belle, ma c'era più modo a volte di buttare dei semi che non c'entravano nulla, che erano completamente diversi, e poi magari morivano, a volte invece diventavano Quelli della Notte, diventava Avanzi, diventava qualsiasi altra cosa, cioè posso pure metterci i soliti idioti, posso provare a fare questa cosa qua, cioè l'esempio dei soliti idioti è un esempio assurdo, perché noi quando facevamo quella roba lì avevamo la sensazione che nessuno ci avrebbe visto. Okay. Facevamo per noi. Era una cosa fatta, ma cioè, vogliamo fare una cosa cattiva, fa niente. Se non l'aveva, fa niente. E in realtà poi è venuta fuori una cosa che era completamente intrasmettibile, non so come dire, cioè nessuno lo voleva. Al tempo, quando noi lo portavamo in giro, tutti dicevano figata, ma non lo posso mettere in onda. Poi MTV l'ha fatto, però era una cosa che era fuori controllo. Oggi non potresti, te lo prenderebbe nessuno, i soliti idioti. Ma Netflix ti dice che non nasce per MTV, i soliti idioti, nasce per, cioè, è arrivato, non era previsto.
Allora, non nasce necessariamente. Io ero dentro, ero nell'orbita MTV. Guarda, era appena finito il momento per cui noi, era il 2008, quindi io dal 98, dal 99 al 2008, io avevo un contratto con loro di esclusiva con MTV. Poi da quell'anno finirono dal 2008. E quindi ero sempre nella loro orbita, però il meccanismo era cambiato, per cui potevo pensare di produrre, di pensare delle cose io e poi provare a vedere che cosa succedeva, ma non che ne sentissi la necessità. Io stavo dentro, bene dentro MTV, perché potevo fare delle robe, cioè, oh, ragazzi, 13 anni fa, nel senso, c'era veramente poco, c'era la televisione, il web era veramente pochissimo, e avevi veramente voglia di fare qualcosa di nuovo, che poi è diventato YouTube e il fatto che tutti hanno potuto esprimersi, però volevi farlo, quindi dentro MTV lo potevo fare. In quel caso lì noi avevamo prodotto la puntata insieme a un produttore, Matteo Scortegagna, quindi poi portammo la puntata a diverse emittenti. Quello che ci andò più vicino fu Carlo Freccero, che al tempo era direttore di Rai 4 e si innamorò dei Soliti Idioti, ma non poteva provare a metterlo in onda. E alla fine Antonio Campodall'Orto invece mi ricordo proprio che mi disse: avete fatto una bomba, secondo me questa cosa qua è una figata, complimenti. Io dicevo: ma che cazzo dice, questo è fuori? No, nel senso che dicevo, oh, perché noi non ci credevamo per nulla, cioè, ma va. E lui invece mi ha detto sì, lo facciamo, e bisogna dare atto a Antonio perché ci ha visto poi lungo. E senti, tra l'altro, vai Stai, scusami. No, era proprio per rilacciarmi a questo. Cioè, tu quindi nasci, cioè non nasci però come comico, diciamo, cioè come è nato, cioè come sei arrivato a fare, cioè non lo so, nel senso... Sì, io nasco, scusami. Vai, no, nel senso ti conosco come, cioè sì, inizialmente sì, come appunto VJ, e poi sì, a un certo punto ho visto che facevi, prima mi ricordo, se non sbaglio, MTV Mad, se non ricordo sì, male. Sì. E poi appunto sei arrivato a Soliti Idioti, cioè c'era già una cosa di base sotto che sì, è andata in parallelo, oppure a un certo punto... No, allora io ti racconto brevemente perché poi sembra che... Però io quando ero, sin da quando io ero alle medie, facevo teatro e facevo ridere. Cioè mi ricordo la prima commedia che ho fatto all'oratorio, quando c'ero io ridevano, e quindi avevo scoperto che avevo quella roba lì, cioè avevo scoperto che avevo un dono, perché lo sapevo fare, cioè il paese rideva, cazzo, era una figata. Quindi poi io ho sempre fatto robe comiche, mi piaceva far ridere, la scintilla è stata far ridere la gente, quella cosa lì mi faceva star bene. Quindi poi al liceo ho fatto teatro e chiaramente mi davano sempre le parti brillanti. Mm-hmm. Io volevo fare l'attore brillante, cioè non è che volevo fare l'attore brillante, ma va, non ci pensavo nemmeno a fare l'attore brillante. Avevo una grande passione, poi quello che avrei fatto nella vita non lo sapevo, ma è difficile, non ci pensavo veramente come un lavoro. Guardavo in TV a un certo punto e mi piaceva un botto. A un certo punto succede quella roba del numero di telefono. Io ero un grande fan di Andrea Pezzi e lui faceva questo programma e dico: va bene, voglio andare a conoscere Andrea Pezzi. Un po' dentro di me pensavo: magari mi nota, però è quello che pensano tutti e ti senti subito uno sfigato quando lo pensi, perché dici: ma che cazzo ti deve notare, ma vai a rubare. E invece mi notò, perché ero completamente diverso da tutto quello che in quel momento lì erano quelli che andavano a fare quei casting. Cioè io ero un ragazzino del liceo, brutto, col nasone, con la cartella. Io glielo dico sempre ad Andrea, io ero un errore, cioè ero un bug. Non ero, adesso nel mondo dell'algoritmo io non passerei mai quella barriera lì, cioè l'algoritmo mi scarterebbe proprio nell'ascensore, ok? Mentre Andrea vide qualcosa di diverso, perché poi comunque facevo teatro e lì mi giocai la roba con lui, e quindi mi diede la parte del non giovane, mi diede una parte, e quindi io recitavo quella parte lì. Poi chiaramente cosa è successo con Andrea? Con Andrea le cose sono andate in maniera... Io e Andrea ci sentiamo, la persona a cui devo tutto, però in quel momento lì io e Andrea, dopo due programmi insieme, era come se non funzionassimo più, perché io ero nato e lui invece voleva essere ancora mio papà.
Mm-hmm. E invece io volevo andare, però lui non mi portava dietro, quindi MTV mi fece fare un provino per Select. Io quell'estate lì del 1999 non sapevo se sarei andato avanti a fare questo mestiere o meno. Mi fa fare un provino per Select, che non era nei miei piani fare Select MTV. Però ho detto, minchia, se tengo un piede qua dentro, comunque prendo tempo e vediamo che cosa succede. E quindi ho cominciato a fare il VJ. Perché? Perché Select era una cosa per cui dovevi parlare con la gente, diciamo, come stai, suonavo, mi travestivo, facevo... Cazzo, c'era una libertà pazzesca, ma io avevo 1:45 di diretta, ma mi vedevano in tutta cacchio d'Italia, cioè era una roba incredibile, boom, da un giorno all'altro, e non era un video di YouTube che poi tu non sai che cosa fare dopo. Mm-hmm. Era un mondo. Quindi dentro quel mondo lì, l'anno dopo, nel 2000, io conosco Jeep e conosco Biggio che facevano MTV Med e dico... Chiaro, Select mi è piaciuto un casino un anno, ma io voglio fare questa roba qua. Cioè, io voglio fare la follia. Sì. Voglio... Perché al tempo tu fai... Ci ricordo c'era Bim Bum Bam, capito? Non è che... Cioè, io volevo fare la follia, volevo spaccare tutto, volevo fare delle robe diverse. MTV Med era una cosa completamente diversa. E da lì è cominciato un po'... Vabbè, facevo il VJ perché era il mio lavoro e perché andava bene. E poi sperimentavo con Mad, poi abbiamo fatto Bathroom, poi abbiamo fatto un botto di cose lì dentro. E poi è arrivato I Soliti Idioti. Quindi questa è un po' la cosa. Scusate se sono prolisso. No. È fighissimo. Ogni volta che parliamo comunque con persone che in quegli anni lavoravano, ci prende sempre il malessere, perché tu comunque... Cioè, era un posto fighissimo, no, c'avevi il tempo... C'avevi, No, però per dire, cioè, tu appunto hai cominciato a 19 anni, cioè noi ci considerano esordienti, io ho 34 anni, capito? Noi ci chiamano i giovani, capito? Giovane come so, no, ma cacchio, io non saprei, io avevo, diciamo così, ho messo un piede su quella barca, se io dovessi cominciare oggi non avrei né i mezzi né gli strumenti, io Non saprei dove cominciare, capito? Non saprei proprio come incominciare. Non so nemmeno se ci penso, non lo so. È cambiato tutto, ecco, sì. Guarda, ti dico, il fondo del barile è avere un podcast tuo co-condotto da Stefano Rapone. Se ti trovi in quella situazione, comincia a guardarti così, allo specchio la mattina a dire dai, forse... No. Senti, ma posso farti una domanda sul tuo personaggio nei Soliti Idioti? Magari l'hanno già fatto, però ci pensavo oggi con un amico. Era ispirato a qualcuno? Ruggero? Sì, certo. Okay. Sì, cavoli. Allora, Ruggero è un insieme di un po' di personaggi, nel senso che a me piaceva così fare gli accenti, mi è sempre piaciuto, quindi un po' facevo sempre le prove di romanesco. Poi avevo conosciuto un personaggio, diciamo, del cinema italiano, adesso non solo del cinema, che comunque è molto conosciuto, però vabbè, non dico nome perché non avrebbe senso, che era questo personaggio che parlava proprio così e con grande eleganza, diciamo, col doppio petto, così riusciva a dire delle cose di una volgarità estrema, e mi affascinava questa cosa, cioè che fosse con il doppio petto, con i bottoni d'oro, una persona considerata estremamente rispettabile, ma riuscisse a dire delle cose di una volgarità pazzesca, fuori controllo, e mi faceva ridere, però non era un personaggio. E praticamente l'ho montato, questo personaggio, su un rapporto padre-figlio, di un padre che è convinto che il figlio non sia capace di fare un cazzo nella vita e che sia lui il vero depositario della verità. E questo è un po' autobiografico, nel senso che mio padre è una persona, è Brianzolo, non dice una parolaccia, però era molto oppressivo. Io ho vissuto anche un po' un periodo complicato con mio papà, ok? Però la cosa che mi è venuta è di metterlo in uno sketch. E per assurdo è diventata la roba più, forse più popolare che ho fatto, capito? Quindi c'era il personaggio che esisteva, la dinamica con mio padre, e poi fondamentalmente è cresciuto, questa era la base, poi è cresciuto da solo, e vi giuro che è stata un'esperienza meravigliosa fare Ruggero, che anche quella lì è irripetibile,
perché fondamentalmente quando mi hanno fatto il trucco la prima volta, io avevo fatto una puntata zero ma non con quel trucco lì. Quando mi hanno fatto il trucco la prima volta, questo personaggio era come mangiarsi un trip. Io non mi sono mai mangiato un trip, però credo che sia la situazione più vicina, perché tu sei un'altra persona. Quindi da lì cominciavano a venire fuori, quando io ero travestito da lui, delle cose che io non sapevo. Cioè, a un certo punto io cominciavo a parlare così, dopo un'ora di trucco, e parlavo così tutto il giorno. Non uscivo mai da quel personaggio lì, perché si impossessava di me. E in più ho cominciato a fare una serie poliziesca seria con un attore che si chiama Giordano De Plano, che è romano. E lui è il vero autore delle trovate più geniali di Ruggero, perché poi il comico fa questa cosa qua, cioè tira in mezzo, cioè, non so, fai sentire la presenza, l'ha inventato lui, quindi io non l'avrei mai potuto inventare. Se non sei di Roma non le puoi inventare, quindi, certo. Quindi a un certo punto lui è diventato gigantesco, quindi sì, il personaggio esiste, un po' di robe, tutto dalla realtà, non c'è niente di inventato, diciamo. Ma è tipo staccarsi poi da quel personaggio, cioè come, cioè, diventa una cosa che, cioè, per dire, diventi dipendente dal fatto che piaccia molto e quindi vuoi mantenerlo, oppure a un certo punto ti sei stufato e hai detto basta, cioè questo non lo accantono perché... Cazzo, nel momento, sai che io sono fatto così, nel momento in cui ho scoperto che funzionava, cioè nel momento in cui i soliti idioti sono usciti dalla nicchia ed è venuto allo scoperto, ho capito che era finita. Nel senso che basta, perché le cose fanno così e poi scendono, non c'è niente da fare, ma è una roba matematica, l'universo è regolato da questa cosa, capisci? Quindi sapevo che nel momento in cui esplodeva sarebbe durato, cioè mi è venuta la paura, non lo sapevo che cosa sarebbe successo, però sapevo che avevo un problema, nel senso che a quel punto lì dovevo gestire quel personaggio lì, che non ero io, che non era la mia faccia, che era un personaggio molto complicato per il trucco, per la fisicità, per quello che diceva, per la gente che si arrabbiava, eccetera, eccetera. E a un certo punto ho capito che non mi divertivo più. Basta, non ridevo più, cioè, quando le facevamo, quando erano belle belle, diciamo, fino al secondo film, non le finivamo da ridere, perché venivano delle cose improvvisate per cui ci sputavamo le risate in faccia proprio, perché erano vere. Poi a un certo punto, dopo che hai fatto 4 serie, 2 film, l'hai fatto a teatro, cioè anche quando lo facevamo a teatro, io sapevo che la gente, quando dicevo quella parola lì, rideva. Ti giuro, guarda, sembra una cazzata, ma è bellissimo, ma sai che quando è così devi scappare. Sì, eri come Bart Simpson con Non sono stato io. Cioè, esatto. Tutti volevano che dicessi quelle parole là e esattamente tu. Sì. E lì ho capito che quel personaggio era morto, che io non avrei voluto farlo per tutta la vita. Però avevo, diciamo, mi aveva dato del tempo, un vantaggio per capire adesso che cosa fare nella vita, ecco. E tra l'altro una cosa dei soliti idioti che è molto rara dei fenomeni di sketch è che voi poi siete andati bene anche al cinema, cioè i film hanno avuto successo, che e questo è stranissimo, cioè di solito almeno in epoca moderna questo non succede. Il passaggio, no. anche di film, cioè io penso il film del Terzo Segreto di Satira, per esempio, sì, sì. Che è una commedia molto bella, sì. E non credo sia andata bene, nonostante sia un bel film. Invece voi avete fatto proprio la transizione, 2 film, boom boom, andati bene, che è pazzesco. E com'è fare però, ecco, appunto, uno sketch al cinema? Perché di solito poi la cosa che non tiene è proprio passare dal piccolo al grande schermo. Perché un conto è se io ti vedo in televisione o sul computer, un conto è se io pago un biglietto, mi siedo, grande schermo. Com'è fare, cioè com'è adattarsi, com'è avere la consapevolezza, adesso mi vedono su uno schermo grande così e hanno pagato un biglietto per sedersi, come lo adatti, come ti adatti a sta roba? Allora, noi con grande incoscienza, chiaramente, cioè noi stiamo facendo dei ragionamenti a posteriori che quando tu sei lì in mezzo... Quando ci hanno offerto di fare il film, noi il film fondamentalmente l'avevamo già scritto, perché noi quando eravamo a girare le serie
e ci divertivamo così tanto e vedevamo che la gente cominciava, dicevamo cazzo, sarebbe bellissimo fare un film di sta roba, no, ma dobbiamo pensare a una storia, bla bla bla. Poi quelle lì sono tutte cazzate, nel senso che secondo me un film per andare bene al cinema deve avere un'idea forte, cioè deve valere la pena andare al cinema per vivere quell'esperienza lì. Noi quando abbiamo fatto il film avevamo costruito tutta una storia, cioè ci tenevamo a cercare di fare quel passaggio lì. Col senno di poi ti posso dire che noi avremmo potuto tranquillamente mandare una serie di sketch e il risultato sarebbe stato lo stesso. Non voglio dire perché, era nell'aria. Cioè, guardate, è una cosa difficilissima da spiegare, però non so come dire, è andato bene, il film era meno bello delle serie, capisci? Il film era la trasformazione di una cosa che era uno sketch di 3 minuti dilatata, è vero, c'era la storia, divertente, però era meno bello, ma la gente è comunque andata a vederlo in massa perché era un fenomeno e perché voleva condividere con altre persone il fatto che ti piacevano i soliti idioti. Quindi il passaggio è stato... abbiamo queste leve qua che sappiamo che fanno ridere e le dobbiamo mettere, perché la gente vuole andare a vedere quello che ha visto nella serie. Cioè, quando tu vai a vedere un concerto, ti faccio un esempio, e paghi un biglietto, vuoi andare a vedere il disco, ovviamente, ma suonato dal vivo. Cioè, quindi quando tu vai a vedere il film, vuoi vedere gli sketch per cui ridi, cioè vuoi vedere Gianluca che si sente dire dai cazzo, però lo devi vedere dentro una cosa che ti fa stare lì 1 ora e mezza. E quindi costruire questa cosa è stato molto complicato, perché poi noi volevamo mettere molti personaggi per mantenere la varietà. E la verità è che io non ho mai più rivisto i 2 film dei soliti idioti. Ti dico la verità. Cioè, gli sketch li riguardo, ogni tanto non è che li riguardo. Se mi capita che qualcuno mi rimanda, li guardo. In realtà non guardo niente di mio in generale. Però ecco, se dovessero chiedermi che cosa devi vederti una roba, sicuramente non guarderei i 2 film dei soliti idioti, ma non perché non fossero belli, perché cioè per me sono bellissimi, perché erano un cioè era una roba pazzesca, ma nessuno al cinema andava lì a fare quelle cose lì, capito? Il cinema si è incazzato, ragazzi, ma voi non forse perché non eravate dentro, ma il cinema si è incazzato come una iena, perché noi non potevamo stare lì. Chi erano questi? Cosa volevano? Da dove venivano? Un fiorino, veramente, cioè. No, ma infatti volevo dirti, cioè, chi è che sei? Tu prima hai detto che gente che si incazzava, era appunto gente addetti ai lavori oppure anche pubblico, cioè chi erano quelli che si incazzavano? Allora, adesso siamo nell'era dell'indignazione. Al tempo cominciavano a esserci non so come dire, c'è stato a un certo punto, quando siamo diventati più popolari, un po' di snobberia da parte di chi era l'establishment. Cioè, tipo, boh, non lo so, a chi non li conoscono, oppure, non so, il trattarti in una certa maniera. Io, figurati, sono uno proprio che è per il politicamente scorretto, però c'è stato un po' di bullismo da un certo punto di vista, se ci ripenso adesso, perché c'era un atteggiamento di snob... Ma io lo capisco, ma lo capisco tu, cioè, lo capisco perfettamente, perché quando arriva qualcosa di nuovo in Italia... La gente non lo vuole, non lo vuole. Cioè, io mi ricordo la prima volta che ho visto Aldo, Giovanni e Giacomo e ho detto, ma questi 3 chi cazzo sono? Non fanno ridere, poi sono diventati i miei idoli per i 15 anni successivi, capisci? Però noi italiani siamo così. E se, no, una cosa che forse, tra l'altro, è che nel momento in cui raggiungi un certo livello proprio di successo, la gente... rosica, perché nel momento in cui tu fai gli sketch da un punto di vista per la televisione e quindi fai gli sketch per la televisione e io rido perché dici ah guarda che bello sketch, che cosa hai trovato, poi quando vai al cinema, è successo al cinema, è lì che dicono no, però allora fermi tutti, perché tu in teoria stai facendo la stessa cosa che li faceva ridere, che mi faceva ridere a me l'anno prima, però l'anno dopo lo vedo che ha un successo che io non ho, che io non capisco, e lì impazzisco e dico che è una merda. Sì, capisco. Quando un anno prima rideva. Ma io l'ho fatto, io, cioè, nel senso, credo che sia una grande libertà di tutti noi consumatori di decidere se quando ci piace una cosa e quando non ci piace. L'importante è cercare di sceglierlo scientemente. Cioè, il problema, secondo me, è quando ti piace una cosa e non sai perché.
quello lì è un po' il problema. Invece quando non ti piace sei liberissimo di farlo, però il ragionamento che fai tu è giustissimo. Quando lo vedi grande, che è di tutti, non so, mi piace di meno. Quindi poi molte persone, non lo so, per dire, sembrava che nessuno avesse mai detto le parolacce, sembrava che noi fossimo gli unici in Italia che dicevano le parolacce, no? Quando poi nessuno si rendeva conto che noi mettevamo in scena quella volgarità lì. A un certo punto, ti dico la verità, ero stanco di passare per il... dopo la premessa che ti ho fatto prima, di passare per il matto. Okay. Cioè, io ho inseguito quella roba lì. Cioè, quando ho cominciato a fare MTV Mad, ti ho detto, voglio fare la follia, ok. Poi a un certo punto è arrivata lì e non mi andava più di... Cioè, arrivano i soliti idioti e sembrava che arrivassero due deficienti, capito? E avevo capito che quella cosa lì era scappata di mano, era diventata che ognuno si faceva un'idea propria di quello che eravamo noi. E quindi, non so come dire, capivo che non volevo essere solo quella roba lì. Cioè, non volevo essere quello che rompeva le balle, che diceva, che faceva le cose contro per tutta la vita, capito? Era... Mi piaceva farlo, ma potevo fare anche altro, ecco. E poi, vai Stefano. No, volevo sapere le proteste che c'erano, diciamo, anche dal basso, non proprio dall'establishment, diciamo così, ma anche quelle dal pubblico, probabilmente. Cioè, come venivano? Perché forse non c'era lo stesso social... Collego la cosa che stavo dicendo io, perché invece secondo me era il primo periodo dei primi haters, perché io mi ricordo gli sketch dei soliti idioti su Facebook, cioè quindi c'era gente che su Facebook, diciamo secondo me gli hater si sono sviluppati così tanto perché adesso con i social tu, anche se non vuoi, devi vedere una cosa. Quindi c'è una fetta di pubblico che magari non si sarebbe visto i soliti idioti o non si sarebbe visto qualsiasi altra cosa, che però va su Facebook e dice boom, eccolo qua, e tutti dicono questo fa mega ridere. Se a te quella cosa non fa ridere, ma tutti gli altri ti costringono a vederlo perché nella tua home di Facebook ci stanno 2 milioni di sketch di soliti idioti, tu a un certo punto dici che cazzo, andate a fanculo, e quindi diventi later, perché magari non te lo volevi vedere e sei costretto, tra virgolette. Sì, credo venga da quello. Sì, sì. Però esattamente, cioè, non lo so, mi ricordo, scusa, c'era questo, ma solo una roba su Facebook che si chiamava "Ma solo a me i soliti idioti non fanno ridere". Mm-hmm. Ed erano i primi social, io le scrissi a queste, gli dissi, ma che problema hai? Pensa a te, cioè, ma stiamo parlando della preistoria, capito? Cioè, io scrissi a una che aveva aperto un gruppo, però erano le prime cose, e un po', capito, io ero cresciuto dentro MTV, dove se io non ti piacevo dovevi venirmelo a dire in faccia, no? E mi era capitato, e ho preso pure gli schiaffi. Invece quella cosa lì non la trovavo giusta, perché ero un vecchio già, capito? Quindi, quindi reagivo, come dire, che gli scrivevo, ma perché devi fare sta roba? Oh, cioè. Sono molto curioso dagli schiaffi adesso, cioè perché hai preso gli schiaffi per uno che non ti apprezzava dalla TV, cioè è arrivato da te, sì, non mi sì. piace, ti ha menato. Sì, beh, perché allora tu fai conto che appunto avendo cominciato a 18 anni vai su MTV, il giorno dopo la gente ti riconosce, però ci sono anche quelli che se tu passavi in Corso di Porta Ticinese nel 2000, che non era fighetto come adesso, ma era un posto dove c'erano le varie tribù, c'erano i metallari che si erano di MTV e ti gridavano "Oh, MTV merda, pezzo di merda, passate della musica di merda". Tu non passavi la musica, chiaramente. Ma c'era anche questo tipo di roba, altro che haters. Cioè, tu passavi e eri con la tua tipa, magari la prima volta che uscivi con una c'era uno che ti infamava, capito? E però capitava anche a volte, anche, cioè, capitava che uno ti esprimesse la propria insofferenza, no? E una volta mi ricordo, ballando dentro il Rolling Stone di Milano, ci fu uno che stavo ballando, ma era già tardi, quindi un po' alcolici, avrò avuto 21 anni, ballando, mi disse "Oh, ma lo sai che fai proprio cagare su MTV?" E io gli risposi una roba che non lo so, c'era dentro sua madre, che cazzo ne so, eravamo ubriachi, e io gli ho detto una roba, sì, tua mamma ieri sera non mi ha detto la stessa cosa, tipo gli ho detto una cosa del genere, boom, pizza. E io sono andato via. E io sono andato via perché ho sbagliato io, ragazzi. Ho sbagliato io. Cioè, tu devi girare.
tu devi girarti e andare via. Giusto. Fine, over. Cioè, pensavo che il messaggio giusto era ho sbagliato io perché dovevi partirli tu per primo. Esatto. Per terra. Questa cosa che hai raccontato dei metallari comunque mi ha, dato un po' un senso romantico della situazione, cioè perché adesso te lo scrivono anonimi, capito, sul web, non sai chi sono, questo poveraccio da solo in camera. Invece questi qua sono persone che uscivano, avevano, cioè comunque riconoscevi che c'era una cultura dietro, quella di essere metallari contro quella più commerciale, quindi magari c'era questo scontro che oggi, ma forse non c'è neanche più da questo punto, cioè sono inglobati anche loro, non lo so. Ma poi ci furono, per esempio, ritornando ai Soliti Idioti, delle persone che vennero da me, perché poi i Soliti Idioti lo guardavano tutti, dagli 80 ai 5 anni, ci sono proprio bambini di 5 anni cresciuti con i Soliti Idioti, non so come, ma probabilmente, però venivano delle persone che mi dicevano, guarda, io veramente non sopporto quello che fate. Sì, lo trovo veramente insopportabile, cioè non fa ridere, ma poi quella roba lì. Quindi venivano, avevano bisogno di dirti che non gli piacevi, però quello io lo trovo umano, lo trovo giusto. E poi si parlava, e poi si parlava, e poi io ti spiegavo. Poi se vedevo che invece non era proprio il tuo, pace, amen. Se invece vedevo che magari il tipo, non lo so, perché mi diceva la mia fidanzata piacciono, a me mi fanno cagare, dovevi magari cercare anche di dargli una chiave. Quindi a volte capitava che durante una discussione così faccia a faccia le opinioni cambiassero, però era più umano ed era meno, cioè era meno, c'era meno bullismo, c'era meno volgarità, c'era meno tristezza, c'era questa roba qua non c'era. Se uno non gli piaceva quello che facevo, me lo veniva a dire in faccia e basta, capito? Meglio. Certo, e poi magari era uno che ti diceva in faccia questa cosa in due volte l'anno ti capitava sta cosa, invece chiaramente su internet diventa che se lo guardano 100.000 persone, quindi 10.000 persone scrivono ah che cazzo fai, però 10.000 persone scrivono ah che cazzo fai, comunque sì, fanno male, soprattutto all'inizio dei social, quando non sai che è normale, e quindi vedi ste cose e dici beh cazzo, ma ti pare che fai la pagina? Sì, no, ma fa male ancora oggi, secondo me, leggere dei commenti brutti sui social è una cosa che comunque ti mette a disagio, cioè a me mette a disagio, cioè, chiaramente non ho 42 anni, quindi figurati, però è vero, è una cosa che agisce in un punto del nostro cervello pazzesco. Sì, è una cosa che noi ci diciamo sempre, se sotto i nostri video di stand-up, capito, ci stanno 100 commenti, ah che bello, e un commento non fa ridere, tu comunque stai là a fare tipo adesso mi vado a vedere il tuo profilo. Assolutamente. Cioè, il tuo profilo e sto un quarto d'ora a rosicare da solo davanti al computer a fare guarda sto pezzo di merda. Assolutamente. A una risposta che poi non darai mai, sì, o se la dai poi è sbagliata, ti penti. Sì, esatto. Così. E questa cosa qua in realtà poi non ti aiuta veramente a migliorare, perché poi la roba che secondo me MTV ti dava in quegli anni lì è che tu facevi tanta televisione, tante cose, miglioravi perché comunque imparavi un mestiere, no? E quindi al posto di preoccuparti di cosa pensava la gente di quello che tu facevi, lo facevi e basta. E quindi era molto meglio. Certo. Ok, siamo arrivati, Stefano, se non hai domande, è un momento fisso. Cioè, c'è una domanda in realtà che forse però vabbè, puoi anche non rispondere, perché forse non so se... Ma cioè voi comunque eravate, quando facevate i Soliti Idioti, eravate un duo comico, diciamo, no? E c'erano... Come Cochi e Renato, esatto, per fare un esempio. Poi dico, tra voi due c'erano magari delle frizioni, che so, magari se tu eri più popolare con il personaggio X o era più popolare lui, cioè... C'erano delle invidie tra di voi, cioè, perché comunque noi da comici singoli, cioè c'è la competizione tra singoli comici, però non c'è il fatto di essere un duo. Invece magari nel duo c'è forse questa dinamica, cioè se c'è tra noi che siamo singoli, immagino che in un duo ci possa essere questa cosa. Io e Fabri eravamo amici, siamo amici, nel senso che al tempo, quando è scoppiata la roba di Soliti Idioti, ci conoscevamo dal 2000, ok? Quindi ti dico, eravamo sì migliori amici anche. Era una delle persone, uno dei miei amici più importanti, mettiamola così, ok? E col quale condividevo una roba bellissima. Quindi era come essere sposati, eh? Cioè,
tranne che poi per tutta la roba della fisicità, dell'attrazione, ma ci volevamo bene ed eravamo una coppia pazzesca. Poi quando arriva il successo, cioè quando le cose cominciano a funzionare, lì si spacca tutto. E lì si è spaccato tutto. Certo che abbiamo avuto frizioni, noi abbiamo deciso di non andare più avanti a lavorare perché in quel momento lì non ci sopportavamo più. Ma è così in tutte le band, però ci sono i Rolling Stones che vanno avanti, quindi vanno avanti tutta la vita e non si sopportano non lo so, oppure semplicemente chi si separa in quel momento lì, e quindi sì, derivava da tante cose che c'erano in ballo, capito? Sicuramente entrano delle dinamiche che poi rovinano tutta l'amicizia. Cioè adesso io e Fabri, figurati, ci sentiamo, però non ci vediamo più, è finita quella cosa lì, la storia d'amore è finita artisticamente e umanamente. Con grande rammarico di entrambe, cioè nel senso che siamo tutti e due consapevoli, non è che colpa sua, cioè lo sappiamo che quel momento lì it's over, perché sì, che penso sia umano, cioè appunto poi devi veramente essere sposato con una persona per avere quel livello di intensità, di condivisione, perché nel momento in cui tu sei migliore amico e poi collega e condividi tutta quella roba con quell'intensità, quella pressione, è facile che a un certo punto ma io sono un fatalista e quindi penso sempre che le cose succedano perché devono succedere in quel momento lì, cioè non la vedo come una peccato, ma poi la mia vita è andata avanti e sapevo che quella cosa lì era perché doveva succedere, perché da lì dovevo andare avanti, perché dovevo fare le cose da solo e perché dovevo fare tante cose da solo che altrimenti non avrei fatto con lui, capito? Perché altrimenti saremmo sempre stati lì e non ci saremmo evoluti, quindi meglio così. Quindi questo, poi c'era un'altra domanda che volevo fare, però forse hai già risposto, nel senso, hai mai pensato, cioè, quando sarai vecchio, tipo 70-80 anni, di rifare il personaggio di Ruggero, però senza trucco, cioè proprio così, da anziano? Ovviamente, è il mio sogno, cioè quando ci sarà finalmente un momento in cui non... No, ma in realtà Ruggero, quando dovrà saltare fuori, lo sa lui, cioè, capito? Perché prima o poi magari ritornerà, però deve succedere il momento giusto, speriamo che sia 70 anni, così non devo farmi la maschera. E allora siamo arrivati a un momento che tocca a tutti quando vengono ospiti di Tintoria. Tintoria è il podcast della legalizzazione e io prima chiedevo a tutti gli ospiti cosa ne pensassero della legalizzazione, però ho smesso di fare questa domanda perché non mi dava soddisfazione, perché quasi tutti quanti, se non tutti, mi rispondevano la stessa cosa, a maggior ragione oggi che pure a New York è legale la marijuana a scopo ricreativo. Quindi la domanda che ho iniziato a fare la seguente: che rapporto hai, se ce l'hai, con la marijuana, e essendo tu un comico, una persona che ha un lavoro creativo, anche musicista, regista e attore, se hai un rapporto con la marijuana o se ce l'hai avuto, se noti una correlazione tra uso della marijuana e creatività? Allora, chiaramente io ho fatto un personaggio che fumava il Fiodena, ti posso dire che mi fa ancora ridere adesso, pure detto così. Erano tutte vere, cioè ti posso dire... Veramente? Quando i soliti idioti li abbiamo scritti completamente sotto effetto. Cioè io fumavo completamente sotto effetto e... non immaginare esagerazione, però... Al tempo, capito, parlando di 12-13 anni fa... anche quando giravamo sul set, cioè quando la scena del Fiodena è vero, cioè sono tutti veri, e addirittura a volte quando facevo il film dovevo fare su metti 25 giorni di lavoro, erano metti 15 pose, 16 pose di Ruggero, che era una roba devastante fisicamente, cominciavo alle 4:30 del mattino e comunque, voglio dire, arrivavo, facevo colazione e facevo un piccolo personalino per un attimo rilassarmi, ma ero matto, cioè non sto dicendo che questa cosa sia giusta, ti sto raccontando un aneddoto riguardo, diciamo, i soliti idioti. Poi il giudizio secondo me deve essere personale, perché poi ognuno gestisce queste cose come
non come crede, ognuno di noi reagisce in maniera diversa. Ti posso dire che per me è stato divertente. È stato divertente, non ho... Cioè, ho ricordi veramente sempre, ma anche per dire, io ho sempre suonato nelle band, quindi... Boh, sicuramente è più bello fare una jam se magari fai un paio di tiri, capito? Perché magari quella cosa lì ti aiuta anche a entrare... Veramente sembra una roba da fricchettone, però non è così e ti aiuta a entrare in contatto con le persone che sono intorno a te. Cioè io credo nel potere terapeutico sicuramente di tante cose che arrivano dalla natura e che noi probabilmente usiamo, ma usiamo anche magari a volte in maniera sbagliata. Però penso che ci siano molti segreti e molte cose che possano riequilibrare, no? E quindi aiutare. La cosa che secondo me non ci deve essere mai è quando cioè la fai per noia, capito? Deve essere sempre una scelta, non deve essere mai l'aggancio, non deve essere mai il dire no, non voglio andare in vacanza perché sennò non posso fumare. Cioè quella roba lì secondo me non è sana. E invece probabilmente anche negli Stati Uniti si accorgono che probabilmente ricreativamente, poi secondo me c'è un'età per tutto, ognuno ha le sue fasi, quindi bisogna gestirlo in maniera secondo me anche molto... Cioè la cosa che mi fa paura quando parliamo di legalizzazione è il fatto che secondo me cioè tu non puoi guidare, non dovresti guidare, capito? Perché sì, è pericoloso a quel punto. Sì, non dovresti guidare. Secondo me questa è una roba che deve esserci se tu non metti a repentaglio la vita degli altri, ma se sì, tu decidi di fare una scelta tua e fumarti la marijuana, secondo me devi essere libero di farlo, perché c'è gente che è libera di vivere sotto psicofarmaco. Sì. No, quindi secondo me la marijuana ti fa tra l'altro meno male di uno psicofarmaco, ok? E vabbè, poi i motivi per cui legalizzarla dal punto di vista economico e contro la criminalità sarebbero miliardi, ma non li diciamo che li conoscano tutti, e se non li conoscono lo trovo assurdo. Però sì, guarda, sicuramente tutti gli ascoltatori di Tintoria li conoscono, visto che sì, non parliamo d'altro. Sì, no, sì, però sono d'accordo, infatti secondo me andrebbe legalizzata bene, che quella è la cosa che a me fa paura dell'Italia. Io sono molto pro legalizzazione, ma è una cosa che va legalizzata bene, cioè dove tu devi dire ai minorenni che non dovrebbero fumare perché hanno il cervello che si sta sviluppando, dove sì, tu devi spiegare che non puoi fumare, poi guidare e quindi punire di conseguenza chi lo fa. Ci sono le cose che vanno fatte bene, e poi soprattutto devi legalizzarla senza darla al controllo della mafia, che sarebbe la cosa più facile da fare in Italia. È come l'alcol, ragazzi, cioè l'alcol è una brutta bestia, cioè l'alcol è comunque una droga, l'alcol crea comunque dipendenza, l'alcol crea dei danni, sì, ok? Però non è che non si beve perché si muore di cirrosi epatica, cioè quello che voglio dire io è che nella vita non bisogna mai esagerare, non bisogna mai fare che qualsiasi cosa prenda sopravvento, quindi questa è la secondo me la soluzione, no? Gestirlo. Grazie. Sono d'accordo con te, grazie mille la risposta. Infatti uno dei motivi per cui io ho smesso oramai da un po' di tempo è che non riuscivo più a gestirlo e cominciavo a farmi troppe canne, e dopo un po', se ti fai troppe canne stai sempre fatto, o lo sai gestire oppure dopo un po' dici beh, ma sto esatto, sempre in ansia, sarà il caso che smetto. Esatto, deve farti star bene, cioè una roba che ti deve far star bene, capito? Già quando ti viene la paranoia già vuol dire che non va troppo bene. Esatto, guarda, io mi sono fatto 2 anni di fumare con le paranoie, dicendo no, ma adesso vedrai che ce la faccio, adesso passa. Mi facevo 45 minuti di paranoia e poi 40 minuti che stavo bene, però poi alla fine se sommi le varie canne del giorno, i vari 45 minuti del giorno, erano tipo 3 ore di paranoia al giorno, tutti i giorni, dopo un po' stai malissimo, cioè dopo un po' sei distrutto. Stefano, io adesso apro le domande del pubblico che mi hanno fatto su WhatsApp. Se tu intanto ne hai qualcuna, perché come sempre il mio cellulare non collabora, buttati. Oppure se ne ci sono quelle del pubblico, sì, se qualcuno l'ha scritta, però mi sembra di... Allora, guarda, ne leggo una che mi era arrivata, okay, che è la seguente. Davvero la polizia ti aveva fermato fuori dallo stadio dopo Milan-Genoa dell'anno scorso? Perché tu sei milanista. Sì, no, è per quelli che il calcio, quando ci fu la prima partita a porte chiuse, entrò al lockdown, e quelli della Rai mi diedero una trombetta da stadio, così come il gadget, perché l'idea era io da solo dovevo fare la tifoseria del Milan. Beh, ragazzi, illegale, non lo sapevo.
la trombetta da stadio è illegale, non si può portare dentro. Quindi arrivò un tipo che mi disse: dammi la trombetta. Io ero in onda e gli dissi: no, la trombetta non te la do perché the show must go on. Comunque, no, poi, certo, cioè, dai, di base, che cazzo mi ritiri la trombetta? Ma veramente. E quindi perché... io non gli diedi la trombetta e poi lui tornò dicendomi: guarda, che poi all'uscita ti aspetta la polizia, e gli diedi la trombetta. Pensa tu. Perché c'è una legge degli stadi, credo, degli anni 2000 in Italia, dove non si possono portare né trombe né tamburi, quindi è il motivo per cui non ci sono più tamburi in curva. E però una cosa che io trovo sempre ridicola è che soprattutto quando vengono dall'estero in trasferta, quelli si portano i tamburi, evidentemente non glieli levano. Quindi io sono romanista, quindi magari vai all'Olimpico, trovi il biglietto in curva nord e c'hai 4.000 tifosi del Porto coi tamburi, bu 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 bu, e quindi tu vai allo stadio e ti senti tifosi del Porto perché hai sbagliato settore, mentre invece noi stiamo là con la voce, grande fatica poi per superare la pista di atletica. Senti, e invece un'altra domanda, varie domande in realtà, vogliono sapere come, perché tu hai anche doppiato, hai doppiato varie cose, hai doppiato Paddington, sì. E hai doppiato Pets, forse, no? Pets. Ho doppiato due episodi di Pets, due di Paddington, poi con Fabri avevamo doppiato Monsters University. Ho scoperto anche Beavis and Butthead. Beavis and Butthead, incredibile. Esatto. Com'è doppiare, una cosa iconica come Beavis and Butthead? Beh, stupendo Beavis and Butthead, perché io sono sempre, figurati, stato mega fan di Beavis and Butthead, mega fan dell'edizione di Elio. E quindi era difficile, però noi ci abbiamo provato, perché comunque io l'avevo sempre fatto, cioè comunque li avevamo sempre imitati, io con i miei amici avevamo sempre imitato Beavis and Butthead. È stato bellissimo, molto difficile il doppiaggio, molto complicato, bello, è un bellissimo lavoro, perché con i cartoni oggi, con i cartoni animati, ti dà grande soddisfazione, perché poi quando lo vedi, cioè, sono paura sti cartoni qua, il fatto che ci abbia la tua voce, per una volta ti vedi recitare bene, capito? Quindi è super bello, è molto difficile, perché è un lavoro di grande concentrazione, di grande ritmo, e non è molto divertente come recitare, dove invece sei all'aria aperta, condividi con tante persone. Ma tipo Beavis and Butthead, quanto c'era di improvvisato? Perché mi sa che molte cose erano pure... Nulla. Poi dipende tanto dal direttore del doppiaggio che trovi. Perché il direttore del doppiaggio è quello che ti dice un po', che ti dà... Allora, poi c'è sempre questo problema qua, no? Che arrivi e c'è sempre quello che ti dice: guarda, io faccio doppiaggio da 40 anni, quindi so io come va fatta la cosa. Invece lì bisognerebbe capire chi dei due conosce di più di Beavis and Butthead, per dire, no? Quindi magari delle cose che a volte per lui erano giuste, a me non tornavano, però lì un po' devi andare, devi cercare di trovare un compromesso. No, c'era pochissimo di improvvisato, perché poi è tutto seguire il labiale dei cartoni, tutto il sync dei cartoni. Perché mi ricordo quello di Elio, c'avevo un po' l'impressione che fosse, cioè poi c'erano molte parti in cui guardavano la televisione, quindi non c'era neanche il labiale lì, quindi c'avevo un po' l'impressione che là facessero come gli pareva, però forse no, forse ero piccolo. Sì. Chiaramente che parlavano così. Cioè, muovevano così i Beavis and Butthead, non è che si muovevano. Capito? L'altro... Quindi forse eri un po' più libero, perché comunque non dovevi seguire le ali. No, funziona battiti comunque, no? Funziona quante volte apre e chiude, quanti battiti sono, e allora metti le sillabe. E quindi era così. Bello, come scrivere un pezzo rap, doppiare Beavis and Butthead, devi andare conti le barre. E poi, senti, vai, Stan. Chiedono quanto hanno preso di ispirazione da Little Britain per I soliti idioti. Tutto, nel senso che ha esattamente utilizzato la parola giusta, ispirazione. Noi avevamo visto Little Britain, che di base era uno show dove due comici facevano diversi personaggi con l'aiuto del trucco e dei costumi, che rappresentavano esattamente il loro paese in maniera cattiva e politicamente scorretta. Quindi fondamentalmente noi abbiamo preso quella cosa lì, che però non è un format, cioè è il format più antico del mondo. Noi abbiamo detto: ok,
ho capito, allora, come quando una band capisce come scrive le canzoni quella band che gli piace e comincia a farle anche lei in quel modo lì, ma non scrive le stesse canzoni. Certo. È una roba completamente diversa, cioè, quindi noi avevamo preso quel seme lì e quello spirito lì e avevamo deciso di farlo in Italia. E, senti, poi vogliono sapere un aneddoto, questa è l'ultima domanda, di solito faccio una selezione perché sennò sono troppe, un aneddoto del programma che hai fatto negli USA per MTV, di cui adesso non ricordo il nome del programma. Lazarus, Lazarus con Ali Kattinen. È stata una bellissima roba, ma anche quello lì era 2008, stava finendo anche lì un'epoca, era, quella lì è stata, la Summer of Love di MTV. Aneddoti, guarda, ma guarda, sì, c'è un aneddoto. Io e Ale siamo sempre stati molto, quando eravamo in TV eravamo amici, lo siamo anche adesso, ma ci frequentiamo poco, nel senso che siamo tutti cresciuti, abbiamo tutti una famiglia, cioè quindi è più difficile. Al tempo ci si vedeva, si usciva, bla bla bla, e decidemmo di fare questo programma insieme. Cioè, in realtà Ale mi invitò a fare questo programma con lui. Io dissi chiaramente sì, che mi sembrava una grandissima figata, ma tutti e due comunque eravamo, siamo due figure molto, come dire, soliste. Cioè, il fatto che io abbia litigato con Fabri e la dice lunga, no? Perché comunque siamo, eravamo tutti e due molto, due persone molto forti, no? Quindi siamo sempre andati d'accordo e siamo stati veramente da Dio. A Las Vegas abbiamo sclerato e quasi ci mettiamo le mani addosso, ma perché è inevitabile quando condividi qualcosa di bello con qualcuno e sei in tour e ci sono mille emozioni, hai 28 anni, sei in giro negli Stati Uniti, sei libero, stai vivendo il rock and roll nella maniera più incredibile della tua vita, ed è chiaro che poi a un certo punto quelle dinamiche lì ci sono. Quindi con Ale a un certo punto avevamo sclerato, ci eravamo un po' litigati, bisticciati, tant'è vero che poi avevamo fatto un paio di giorni dove avevamo fatto attività diverse. Poi ci eravamo riappacificati, come accade fra gli amici, però insomma è stato un viaggio così bello, così intenso, così meraviglioso, è stata una delle cose più belle della mia vita, con dentro anche un momento di dramma. Beh, che ci sta, e a quel punto tanto vale che fosse a Las Vegas, che rende tutto assolutamente più... esatto. Esatto, capito? Più... esatto, esatto. Se questo capiterà anche a noi, Daniele, che ne pensi? Stefano, guarda, no, perché noi non siamo amici. E... senti, appena finisce questa ti riempio di insulti sotto i post, sotto i video di YouTube. Va bene, secondo me già lo fai con account finti. Senti Stefano, ci chiedono in chat di fare la tua domanda, che non so se per questioni anagrafiche è sensata, però provala a fare. Proviamo. No, sono, io faccio sempre vecchio. Una domanda. Su Dragon Ball, quindi non so se tu sei ferrato. No, perché l'ho perso di un pelo, cioè diciamo, esatto. Che sì, l'ho perso di un pelo Dragon Ball. Per questo. E quindi no, ti faccio questa domanda, che cartoni ti guardavi? Qual è il tuo Dragon Ball? Beh, tantissimo. O se te li guardi ancora adesso, non lo so, magari ancora. Beh, adesso ne guardo tanti con mia figlia, mi piacciono molto i cartoni di Miyazaki, quindi io sono cresciuto comunque con i cartoni giapponesi, quindi con le... con... tutto, dai robot, tutti i robot, Holly e Benji, Miyashiro, tutto quello che comunque passava da noi era su Italia 7, che diciamo era l'emittente non ufficiale, dove passavano tante cose giapponesi, e poi Italia 1, che invece passava il mainstream giapponese. E quindi i miei cartoni proprio da bambino, sì, tutti quelli lì, tutti quelli giapponesi... appunto, ma anche roba tipo Il mistero della pietra azzurra. Un anno sono andato in fissa per quel cartone lì, ma non so perché c'era quello. Poi che cos'altro c'era di quegli anni? Beh, tantissimi, dai, vabbè, insomma, quegli anni lì, gli anni 90, cartoni degli anni 90. Ecco. Dimmi il preferito, uno, quello che ti piaceva di più. Allora, vediamo, il preferito. Fammici pensare, ti voglio dare una risposta. Vai. Sì, intanto che ci pensi, ci fanno notare che effettivamente quando andava in onda Dragon Ball tu facevi controprogrammazione dal vivo, e quindi era impossibile, eri in televisione quando andava in onda Dragon Ball, e quindi niente. Allora, il cartone proprio che dico figata, il cartone più incredibile. Adesso sicuramente tra un paio d'ore mi verrà in mente, no, perché non ho detto quello.
Beh, lo puoi scrivere, poi quando lo carico su YouTube lo scrivi nei commenti. Comunque, guarda che volevo dire. Esattamente, esatto. Mando il commento, vediamo che cosa... Ma... Fuck. Difficile, è una domanda difficile. È una domanda difficile, è vero, è sempre un momento, è una domanda difficile. Andiamo avanti intanto che ci penso. Allora, vado a prendere un'altra domanda, perché... Ah no, ecco, Pietro Nicolaucic mi aveva parlato di un film che io, sarò sincero, non avevo visto, che è La solita commedia. Perché, appunto, dopo I soliti idioti voi fate questo film... che doveva essere inferno, purgatorio, paradiso. Ecco, volevo sapere come vi è venuto in mente di fare una cosa così, perché poi lui me ne ha parlato, io non l'ho visto, me ne ha parlato poco fa, gli ho scritto, senti, insomma, viene Francesco, di cosa gli parlo, dice guarda, lui ha fatto questo film incredibile, chiedigli di questo film. Allora, noi, fai conto, venivamo dai due film dei soliti idioti e a chi più, a chi meno non andava più di fare I soliti idioti. Sì. Ok? Poniamo che io ero un partito possibilista dove forse dentro c'era ancora qualcosa, invece Fabri proprio si era rotto le scatole. Quindi cosa facciamo dopo? E ti dico che al tempo avevamo 300 miliardi di proposte, ma eravamo bloccati. Cioè, dopo che fai quella roba lì, che cosa fai? Cioè, era difficile fare qualcosa di diverso, ma che non fosse troppo, troppo più piccolo. Quindi passiamo due anni a cercare un'idea. Nel frattempo facciamo altre cose, io ho fatto un film, bla bla bla, ci prendiamo anche una pausa. Però dopo due anni io mi ricordo che nel vari momenti di brainstorming ero in bagno a fare la pipì in un ristorante che si chiama La Piola, in Viale Abruzzi, e pensai ai sette peccati capitali, mentre pisciavo, pensavo ai sette peccati capitali, e pensai a quel punto ai peccati contemporanei. Non c'era un'idea vera e propria, però l'idea poteva essere, al posto di fare I soliti idioti, facciamo I peccatori. Cioè io cercavo un modo di andare avanti che non fosse più quel modo lì, cioè quella racconto lì, ma magari raccontarlo con un altro punto di vista, ma sempre con la nostra cifra, ok? Perché noi avevamo trovato un modo di scrivere i pezzi, cioè come se a un certo punto, figa, tu c'hai una fabbrica di viti, ed è chiaro che devi cambiare, ma le viti fai, cioè non è che puoi metterti a fare le calze, no? E quindi devi cercare di cambiare un po' la filiera. E da lì ci venne l'idea di fare appunto una fantastica trilogia dove mettevamo in scena comunque l'Italia, raccontavamo sempre l'Italia attraverso Dante, cioè partendo da quella cosa lì, quindi partendo da una roba super classica che tutti conoscevano e in qualche modo dissacrandola. E è stato molto difficile scrivere il film, perché poi alla fine la verità era che eravamo stanchi. Le cose erano molto divertenti ed erano secondo me geniali, però erano difficili da far arrivare a un pubblico che aveva visto I soliti idioti fino al giorno prima, no? Quindi secondo me il film era molto bello, era pieno di intuizioni assurde, meravigliose, però io e Fabri abbiamo cominciato a scazzare. Ma lo dico chiaro, cioè lo dico senza pudore, nel senso che è così, se mai vi capiterà è così purtroppo. Quindi la situazione era diventata un po' pesa, e il film non decollò mai. Però attenzione, io quando abbiamo fatto quella scelta lì sapevo che andavamo a fare quella cosa, cioè se volevi avere successo facevi il terzo film di soliti idioti. Invece se tu fai quella scelta lì devi sapere che fai una cosa che può andare male e devi saper sopportare la pressione. In realtà non siamo stati in grado di sopportare tutto quello che ci stava intorno e che quindi diventava tutto più complicato, era tutto più difficile, era tutto un po' più lavoro e meno passione, meno follia, era finita, ragazzi, cioè era finita, cioè non c'era più. E quindi niente, abbiamo fatto l'inferno e poi finita la promozione dell'inferno abbiamo sclerato, capito? Ed è normale. Poi ci siamo riappacificati, però lì c'è stato lo sclero. Ok. Va bene. Hai pensato al cartone animato? Perché se no ti lascio. Lupin.
Oh, guarda, perfetto, bello, siamo molto contenti, bello, che ha detto Lupin, questo podcast è anche il podcast di Lupin, non solo. È vero, è vero. Grande. Elencato. Lupin, devo dire che Lupin aveva una sorta di cartone perché era anche un po' per adulti, cioè, nel senso, sì, che c'era un tipo che fumava, sparava, lui, a lui piaceva una tipa, gli piacevano le macchine, era, capito, era un po' diverso rispetto a Holly e Benji, ok? Quindi sì, sì, Lupin, sì, mi fermavo sempre a guardare, lo guardavo, cercavo. Sì, sì, ottimo. Personaggio risposta. Preferito di Lupin? Ma Jigen. Sì, infatti, Jigen, lo sapevo. Jigen, anche Jigen, Jigen. Per tanti motivi, perché comunque Lupin, vabbè, è il protagonista, ma io non mi sono mai sentito un protagonista. E poi Jigen era, capito, stiloso, sparava, fumava. Era un certo. Aveva i cappelli, che comunque per avere il cappello, cioè soprattutto quando sei piccolo, vedi un uomo col cappello, dici, beh, ma tu sai tutto. Esatto, esatto. Non puoi che essere un duro. Va bene, esatto. Francesco, grazie, grazie mille di essere venuto. Grazie mille. In teoria, se mai si potranno vedere le persone al vivo e sarai a Roma, dovrai venire ospite di Nuova Tintoria dal vivo, perché mi devi firmare questo poster, che per farlo fare in legno ho pagato come un Range Rover, quindi non hai scampo. Va bene. Però va bene. Intanto grazie mille veramente. Grazie a voi. Grazie anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ciao a tutti, ci vediamo alla ciao, prossima. Ciao.